a tutti da Rocca Giovine. Oggi è il 27 luglio 2019 e abbiamo da poco concluso un consiglio comunale qui a Rocca Giovine e siamo passati sulla strada che porta, la strada provinciale, diciamo, gestita dalla città metropolitana, però nel territorio di Rocca Giovine, dove siamo in consiglio comunale insieme ai consiglieri Aurelio Tartaglia e Paolo Nanni, naturalmente come tale diritti. E oggi prendiamo atto che dopo circa un mese questo bellissimo cane con un maremmano è stato abbandonato, addirittura con le zampe legate, e ancora oggi questo cane sta qui da un mese, pensate, è una storia incredibile, e da un mese questo cane, dei cittadini molto sensibili, hanno slegato le sue zampe, chiaramente è stato abbandonato questo cane purtroppo con le zampe legate per impedirgli di correre dietro al padrone, una vergogna. Ed è un mese che questo cane sta qui per gentile concessione poi da parte dei cittadini di Rocca Giovine, soprattutto viene nutrito quotidianamente, guardate, perciò mangia tranquillamente, però sta a ridosso di una curva, perciò in un mese nessuno degli enti preposti si è mosso. Adesso presenteremo sicuramente una denuncia ai carabinieri per maltrattamento di animali, per reato previsto appunto dal nostro codice penale per maltrattamento di animali e contro ignoti, chiaramente, per individuare chi è stato questo, io lo chiamerei bastardo, che ha abbandonato questo povero esemplare di maremmano, questo bellissimo cane. Questa persona, vediamo se si rintraccia questa persona, però sicuramente c'è stata anche un po' di distrazione da parte, quantomeno distrazione da parte degli enti preposti, in quanto non è stato ancora preso nessun provvedimento. Noi, ripeto, presenteremo questa denuncia ai carabinieri, perché non è possibile. Tra l'altro è una cosa veramente molto bella, molto particolare, il fatto che un cane stia da quasi un mese nello stesso punto dove è stato abbandonato, non si muove, resta lì immobile, guardatelo, sempre così, guardando verso la strada, aspettando questo padrone che dovrebbe venire a prenderlo, questo delinquente praticamente che l'ha abbandonato, che meriterebbe una pena esemplare, perché non è possibile, a parte che ha creato un problema al cane, ma ha creato un potenziale pericolo anche ai cittadini che si trovano praticamente, ha creato un potenziale pericolo ai cittadini che si trovano a passare su questa strada, che praticamente, ripeto, a ridosso di una curva, adesso il cane si è spostato un po', però in genere sta proprio a ridosso della curva, due macchine che si incontrano potrebbero avere dei grossi problemi, potrebbero provocarsi un incidente stradale sicuramente molto anche grave di fatto. Perciò io innanzitutto esorto le autorità preposte, ecco, e soprattutto il sindaco di Rocca Giovine, che di fatto è autorità di pubblica sicurezza sul territorio, ma è anche ufficiale di polizia giudiziaria, perciò di fatto dovrebbe in qualche modo impedire la commissione di un reato. Io adesso lo metteremo a conoscenza, ancora non so se ne ha conoscenza, chiaramente, e noi chiaramente lo metteremo a conoscenza. Oggi veramente in consiglio abbiamo pensato di presentare questa interrogazione questo cane, però purtroppo il consiglio è andato deserto, nel senso che è stato sospeso, rinviato chiaramente per mancanza del numero legale, perciò essendo mancato il numero legale non è stato possibile poi chiaramente presentare questa interrogazione. Siamo appena recati dai carabinieri di Vicenza, ma questa sera sono purtroppo chiusi, domani provvederemo sicuramente a fare questa denuncia, però intanto avremmo pensato di realizzare questo video, che sicuramente è fondamentale innanzitutto per immortalare appunto quella che è la situazione, ma anche per un fatto, come dire, per una storia molto bella che colpisce proprio alle corde emotive di chiunque. Un cane che viene abbandonato e per un mese resta qui ad aspettare il padrone guardando la strada, sempre col viso, con lo sguardo fisso verso la strada,
per aspettare un padrone che sicuramente, probabilmente, volevo dire probabilmente, ma sicuramente non arriverà mai. Non arriverà mai, e adesso è il momento che noi presentiamo questa denuncia e vedremo cosa succederà. Perciò ancora esorto, al di là della nostra denuncia, esorto anche le autorità preposte, perciò in primis il sindaco di Roccagiovine, a impegnarsi immediatamente, ad attivarsi per, come lo metterò a conoscenza, perché ripeto, oggi non è stato possibile con questa interrogazione, però come ne sarà, come lo metteremo a conoscenza ufficialmente, mi auguro che intervenga immediatamente, perché a questo punto non so ancora se eventualmente lui ne sia a conoscenza, non possiamo assolutamente affermare una cosa del genere. Grazie, da Roccagiovine riprendiamo il cane, bellissimo ancora, ecco, e sta qui, in mezzo alla strada, le macchine passano, e in un mese ancora nessuno si è occupato appunto di questo cane, ripeto, abbandonato con le zampe legate da un delinquente che ha pensato così, che il cane non potesse poi rincorrerlo, e di fatto dobbiamo trovare assolutamente una soluzione per questo splendido animale. Grazie a tutti e a presto.